Ora va meglio. Meglio? Cosa va meglio? Lei, tutto, non so. Sento che noi due stiamo per diventare buoni amici. Ed è una cosa che mi fa tanto piacere, sa? Ce ne sono molte uguali a lei. Uguali a me? Sì, voglio dire, con lo stesso involucro. Involucro? Che strano modo di esprimersi. Involucro. Lei trova sempre il modo di stupirmi. Beh, io credo di essere unica. E se ce ne fosse un'altra uguale a me, mi trasformerei. Attento, ora non mi diventi come tutti gli uomini quando si trovano con una ragazza. Avanti, adesso mi dica perché ha voluto rivedermi. Su, coraggio. Perché? È difficile spiegarlo. Mi parli di lei? Da dove viene? Com'era da bambino? Non so. Non me lo ricordo. Non sono mai stato bambino. Faccia vedere. Ecco, prendo questo. Non si sa proprio cosa pensare di lei. Assurdo, ingenuo, misterioso. Te lo dirò io cosa sei. Un bambino. Ecco, tieni, gioca. Come hai fatto a sapere che venivo da Gaddo? Ho guardato nella tua agenda. Anche sorvegliato adesso. Oh, tu puoi dire meno che questo. Lo sai che non ti controllo mai. Che ho deciso che è meglio non indagare. Perché non ti sei fatta accompagnare da qualcuno dei ragazzi? Beh, dovevano studiare. E poi volevo restare sola con te. Volevo parlarti. Camminiamo un po'. Non mi dire che sei incinta un'altra volta. E di chi, amore mio? Di chi? Perché non telefoni in ufficio? Hanno chiamato altre due volte.
Che mi importa? Lasciali telefonare. Tanto io poi mi dimetto. Cosa? Sì, mi dimetto. Sono stanco di continuare a fare un lavoro che non serve a nessuno. C'è il benessere, sì o no? E allora voglio essere beneficato anch'io. Uno non può restare tutta la vita a fare l'intellettuale con le pezze al culo quando c'è gente che guadagna miliardi. Lo sai quanto mi danno se accetto il lavoro che mi ha offerto Gaddu? Ti danno pure la tredicesima? Sì. Le ferie pagate? Sì, sì, fai la spiritosa tu. Tanto la famiglia ce l'ho sulle spalle io. Ma ti rendi conto che io non sono un eroe? Sono un padre di famiglia. Prima forse. Potevo diventarlo, un nome importante. Adesso non più. Ho chiuso. Le mie possibilità purtroppo le ho sacrificate quando mi sono sposato. Quando mi hai fatto mettere al mondo tutti questi figli. Io che non sono mai stato il servo di nessuno, sono diventato il servo della famiglia. E adesso sono stanco. Stanco e stufo anche di sentirmi criticato e disapprovato proprio dentro casa mia. Avanti, su, dillo quello che pensi. Dillo che sbaglio, che ho torto. Scusa, fammi capire. Tu hai scoperto solo adesso che c'è gente che guadagna soldi facilmente? Io lo sapevo anche quando t'ho sposato. Ma ad ogni modo, guarda, tu sei libero di fare quello che vuoi. Hai intenzione di lasciare un lavoro che ti piace e nel quale credi, soltanto per guadagnare di più. Padronissimo, se ti fa piacere. Però devi avere il coraggio di prenderti la responsabilità di quello che fai da solo, senza tirare in ballo la scusa della famiglia e dei doveri verso i figli. Ma che cosa credi? Che t'ho sposato perché c'hai gli occhi neri e i capelli castani? No. Eh? È che mi andava bene quello che avevi in testa. E adesso che dopo 14 anni l'intellettuale disinteressato cambia bandiera, io che cosa dovrei fare? Spiegamelo tu, girare l'interruttore e cambiare idea un'altra volta. No. Tu mi hai insegnato a credere in cose che mi sembrano giuste. E io... mi dispiace tanto, ma continuo a crederci. E poi ci sarebbe anche un'altra cosa. Tu per consolarti ti puoi anche distrarre innamorandoti di un'altra. Io no. Io non mi innamoro più di nessuno a questo punto. Ma se tu cambi, se diventi quello che stavi dicendo, sta attento. Non lo so come si mette. Non so se mi andrai più bene. E adesso fa quello che vuoi. È certo che faccio quello che voglio. Cosa credi, di avermi convinto con quelle quattro fregnacce che hai detto? Lei cosa vuole? Se ne vada. C'ha pure la donna, si vada a divertire. Signore,